sacerdote padovano denunciato per violenza sessuale, detenzione di armi, perquisita dai carabinieri la sua abitazione, sequestrati sex toys e supporti informatici. Forza Italia, la battaglia sui numeri, dalle presenze alla cena organizzata da Grigoletto lunedì sera, presenti Bianzale Pasqualetto, decisa la linea contro Bitonci. Io candidato, il professor Gubita non smentisce le voci sulla sua possibile corsa, mi sono impegnato per la città di Padova e voglio continuare a farlo. L'ex sindaco di Abano e Montegrotto, Luca Claudio, patteggia 4 anni e 3 mesi, sotto sequestro, 12 appartamenti e addio alla carriera politica. Uccise nel 2004 la figlia perché è troppo occidentale, è stato espulso, rimandato a casa, il marocchino che aveva chiesto il permesso di soggiorno dopo 11 anni di carcere. Tam tam su Facebook per dare la caccia ai 3 banditi sospettati di aver svaligiato alcune case in Alta Padovana. A Cittadella ne fanno arrestare uno. A Solesino scoppia la polemica per un video di 2 ragazzi magrebini. Postato su Facebook, ai commercianti risponde il consigliere Pegoraro, paese di razzisti e omofobi. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. Avete sentito dunque la notizia shock dell'ultima ora con questa perquisizione a casa di un sacerdote. Il nucleo investigativo dei carabinieri di Padova ha eseguito una perquisizione nel domicilio di un sacerdote di una parrocchia del Padovano. Notizia appena giunta alle redazioni, la leggiamo insieme. L'uomo sarebbe stato denunciato per violenza privata, violenza sessuale, detenzione di armi. A denunciare il prete, una presunta vittima che sarebbe stata costretta ad avere rapporti anche con un altro prete, oltre ad aver subito violenza dal sacerdote che ora è indagato. Sempre stando alla denuncia della vittima, il prete avrebbe delle armi nel proprio domicilio. Questa mattina, su ordine della Procura di Padova, i carabinieri sono entrati nell'abitazione del sacerdote. Secondo una prima informazione, sarebbero stati trovati sex toys e supporti informatici che saranno sottoposti ad analisi scientifiche. Sulla vicenda, al momento, vige il massimo riservo da parte degli investigatori, ma come avete sentito, la notizia è davvero shock. Dunque, perquisita la casa di questo sacerdote del Padovano. Vedremo di avere ulteriori novità nel corso del nostro telegiornale. Intanto andiamo alla politica, perché la battaglia all'interno di Forza Italia si fa anche a suon di numeri, auguri natalizi e cene, con tanto di conteggio dei commensali nelle due differenti appuntamenti organizzato da alcune talpe. Credo che l'onora Mosco non voglia più che altro venire alle cene di Forza Italia, almeno quelle di Forza Italia che hanno determinato, diciamo, una certa linea di coerenza, di salvaguardia degli elettori e del programma elettorale. La battaglia all'interno di Forza Italia è anche una guerra di cene, quella organizzata dai fedelissimi di Bitonci, come l'aperitivo di Eleonora Mosco il 6 dicembre e la mangiata natalizia di Stefano Grigoletto lunedì sera a Rubano. Accuse incrociate, mancati inviti e conteggio meticoloso di partecipanti da una parte e dall'altra, con l'apposito invio di talpe a controllare la riuscita delle serate. Insomma, eravamo 350 persone il 19 di dicembre. Tenga presente che normalmente per avvenire a una cena politica, che tutti i partiti ne sono succubi, c'è un po' di disaffezione generale, è anche difficile portare le persone. Numeri contestati, erano appena 145, fanno sapere dallo staff dell'ex sindaco e gran parte dalla provincia. Alla serata di Grigoletto erano presenti anche i consiglieri Bianzale e Pasqualetto, che votarono la caduta del sindaco. Una battaglia interna al partito che di fatto si concretizza nella decisione dei forzisti di non sostenere Bitonci alle prossime elezioni, nonostante la linea di riappacificazione dettata dal commissario Paroli e ancora prima da Silvio Berlusconi, che ha contestato le mosse dei due ex consiglieri. Il tema fondamentale a Padova non è la Lega, forse anche la Lega se lo deve un po' ancora rendere conto, era Bitonci. È un cognome il problema, non ce la siamo mai presa con la Lega, ci siamo presa solo con un cognome che purtroppo sta anche dando scredito alla Lega stessa. Uno degli anti-Bitonci, il suo nome si fa sempre più insistente, è quello del professor Gubita, che ai microfoni di Rete Veneta non smentisce un suo eventuale interesse. E so che è stato fatto il mio nome e ringrazio le persone che lo hanno fatto. Ho sempre contribuito allo sviluppo della città che mi ha adottato, Padova, in altri modi, ovvero partecipando al dibattito, impegnandomi in altre forme associate all'interno della città. Potrei continuare a farlo, così come potrei continuare a fare il
professore. Ad oggi le voci che girano sono solo voci e io suggerirei di spostare l'attenzione dall'identità del candidato al contenuto del progetto. Non smentisce e non conferma il professor Paolo Gubitta le voci che lo vorrebbero candidato sindaco di una coalizione di centrosinistra. Se dalla neonata coalizione civica emerge il nome di Francesco Bicciato, già assessore all'ambiente della giunta Zanonato, mentre l'ala centrista insiste sul nome del sottosegretario all'ambiente Barbara Degani, Gubitta non pensa ai nomi ma ai programmi. Opportunità di sviluppo per la città, sciogliere il nodo dell'ospedale e valorizzare l'humus culturale di Padova per renderla sempre più attrattiva. Questi i primi tre punti di quello che potrebbe essere il programma del candidato Gubitta. La sicurezza arriva col benessere sociale della città, dice. L'unica cosa che non porrei al centro di tutto il programma è la sicurezza in sé. La sicurezza è una conseguenza, nobile conseguenza, primaria conseguenza di un progetto di città in sviluppo. Le persone prima di tutto vogliono vivere bene. Nel concetto di vivere bene c'è anche la sicurezza, ma non c'è solo la sicurezza. Sicuri ma poveri non è il progetto che Padova e i padovani si meritano. L'ex sindaco di Abano Terme, Luca Claudio Patteggia, 4 anni e i suoi immobili vengono sequestrati, non potrà più fare politica. Sentiamo anche le reazioni ad Abano. La sentenza sulla Tangentopoli delle Terme è arrivata nella serata di ieri dopo 6 ore di Camera di Consiglio. Luca Claudio, ex sindaco di Abano e Montegrotto, ha patteggiato 4 anni di carcere, di fatto ammettendo le proprie responsabilità. Massimo Bordine, prima vice e poi successore di Claudio a Montegrotto, ha patteggiato 3 anni e 2 mesi. Per poter essere ammesso al patteggiamento, Claudio ha ceduto allo Stato un appartamento, altri 11 gli sono stati sequestrati ai fini della confisca e oggi ad Abano e Montegrotto non si parla d'altro, anche perché il giudice, sulla base della legge Severino, ha dichiarato l'incandidabilità di Luca Claudio. In altre parole, l'ex imperatore delle Terme dovrà dire addio alla carriera politica. Merita di quello che ha avuto, ecco, questo qua voglio dirgli solo. Se ha fatto delle cose che non sono andate bene, è giusto che le dia indietro, che paghi, che risarcisca. Il patteggiamento non mi va bene, doveva stare dentro 100 anni, non 10, non 4. Le potevano dare anche 8 anni, andava bene. Più che bene. Che si sapeva e tutti sono stati zitti, compresi i loro consiglieri. La gente dovrebbe accontentarsi un poco, non essere troppo, come si dice in dialetto, la gallina ingorda che crepa il gosso. Troppo poco gli hanno dato, dovevo dargli di più, perché la città è stata ferita. Ma li fa questi 4 anni? Cosa dice lei? E infatti c'è la richiesta della difesa, avallata dal pubblico ministero, di concedere a Claudio gli arresti domiciliari. Ma anche se il GUP dirà di sì, l'ex sindaco non potrà tornare a casa per Natale, vista la seconda indagine relativa alla tangente di Giarre, che è ancora in piedi. Per me dovrebbe rimanere in carcere. In carcere a vita, perché non si fa così. E mi vergogno che Abano, tutti sapevano, nessuno ha detto niente. A Solesino invece è polemica per un video diffuso attraverso i social e con commenti pesantissimi da chi lo vede e lo ha appunto commentato attraverso il web. A chiamarci un consigliere comunale. Dai, in casa degli altri. Ah, è un frocio. Quello che vi abbiamo mostrato è un estratto del video postato sulla pagina del gruppo Facebook 6 di Solesino Se. Immagini e commenti che stanno suscitando grande clamore in paese, dove da un lato si grida al degrado e dall'altro si muovono accuse di razzismo. Come si vede, il video ritrae 2 giovani in una lavanderia gettoni mentre cantano e improvvisano un balletto. Nel sonoro si sentono gli insulti rivolti ai 2 minorenni, offese che hanno indignato il consigliere comunale Matteo Pegoraro, che dice a Solesino razzisti e omofobi la fanno da padrone. Se c'è del degrado è giusto che chi lo compie paghi, ma assolutamente non si può sparare sul mucchio e soprattutto dare la colpa semplicemente a dei ragazzini perché stazionano in un locale aperto 24 ore su 24 e stanno semplicemente ballando, insomma, per cui non hanno rotto il negozio, non hanno importunato altri clienti, per cui mi sembra veramente una strumentalizzazione assurda e questa sì, incivile. Esprimo solidarietà ai 2 ragazzi e alle loro famiglie, prosegue Pegoraro affermando che a Solesino la xenofobia ha raggiunto livelli
segnali allarmanti, visti anche i commenti lasciati sulla pagina Facebook. Ci sono fior fiori di commenti che non voglio nemmeno ripetere, però ecco, io credo che bisogna un attimo di più concentrarsi sull'umanità di ognuno e sul senso di rispetto verso il prossimo. L'emendamento taglia parco è passato ieri in Consiglio regionale, ora scattano 90 giorni fondamentali per il futuro dell'ente di tutela dei Colli Euganei. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato l'emendamento proposto da Sergio Berlato che porterà una riclassificazione delle aree di tutela del Parco Colli, una revisione dei confini geografici dell'area, mirata in particolare ad allargare lo spazio in cui permettere la caccia, ritenuta da Berlato la soluzione più efficace per ridurre i cinghiali sui Colli Euganei. Una posizione, come sapete, fortemente contestata dalla gran parte dei sindaci della zona, 12 su 15 appunto, preoccupati per la riduzione degli spazi protetti. La regione ha 90 giorni di tempo per decidere. Vi facciamo vedere ora invece il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, che ha lanciato il suo augurio appunto di Natale e ha scelto di lanciare questo augurio alla città dai mercatini delle piazze, a poche ore dall'attentato di Berlino, ma soprattutto perché lì è il cuore pulsante di questa città. L'intero discorso domenica nel telegiornale di Rete Veneta. Uccise la figlia perché troppo occidentale, ora è stato espulso. Gran torto. Per il contesto socio-culturale incompatibile con i principi fondanti della Repubblica Italiana. Con questa motivazione Mohamed Lazni, 64 anni, marocchino, che nel 2004 uccise la figlia perché troppo vicina ai costumi occidentali, è stato espulso. La decisione dopo 11 anni di carcere. Una volta uscito il marocchino aveva fatto richiesta del permesso di soggiorno, una richiesta negata dalla questura, ma il marocchino, intenzionato a restare in Italia, ha tentato anche la strada del ricorso, che a nulla ha portato. L'altro ieri è stato accompagnato in Marocco. Madre e figlia residenti a Cittadella hanno postato una foto dopo essere state derubate in casa, dando il via ad una caccia al ladro sui social network. Si tratterebbe di una banda di tre ragazzi cittadini di Cittadella, Tombolo e San Martino di Lupari, che hanno raccontato nelle rispettive pagine di Facebook, unendo le fila di più episodi di microcriminalità avvenuti nei loro comuni degli ultimi giorni, raccontando questi episodi e poi contribuendo all'arresto di uno di questi presunti ladri. Intanto 12 lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza in alcuni bar dell'Alta Padovana. Cittadella. La Guardia di Finanza, nell'ambito di alcuni controlli a contrasto del lavoro nero, ha effettuato nei giorni scorsi 26 interventi nell'Alta Padovana. Più dell'80% dei controlli si è concluso con la contestazione di illeciti, consentendo di individuare complessivamente 12 lavoratori completamente in nero e 20 distributori di carburante che non avevano effettuato le prescritte comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi di vendita. I titolari degli impianti di distribuzione carburante sono stati segnalati al sindaco competente, tra invece i provvedimenti di sospensione dell'attività emessi in virtù delle gravi irregolarità relative alla tutela dei dipendenti. Rapina a mano armata ieri in una sala slot, tre banditi hanno fatto irruzione nella sala, travisato in volto, uno di loro armato di pistola, minacciando la cassiera per farsi consegnare i soldi. La rapina in un locale di via Roma Loreggio, la dipendente sotto shock ha consegnato ai tre l'incasso, la propria borsetta, 4.000 euro in tutto il bottino, sul caso stanno indagando i carabinieri. Non perdete l'appuntamento con Focus questa sera, ovviamente siamo alla programmazione alle 21.05 con il nostro direttore Luigi Bacialli, c'è tutta l'attualità, gli ospiti sono Federico D'Inca, Sante Carraro, Luigi Amendola, Giulia Principalli, Matteo Perencin, Andrea Micalizzi, Luigi Sposato, Luciano Sturaro. Come al solito aspettiamo i vostri sms, quindi 21.05 Focus. Come sempre vi lasciamo alle immagini dei vostri presepi e alberi. Questa sera vogliamo lasciarvi con un presepe, non con un presepe, ma con una adorazione. Sarà in mostra ai Musei Diocesani di Padova, infatti, l'adorazione dei Magi di Torreglia, opera di un pittore veneziano attivo agli inizi del Cinquecento, vicino a Giovanni Bellini, conservata fino a poco tempo fa nella chiesa di San Sabino di Torreglia. Grazie e buona serata. Na
Natale prevede un dono. Abbiamo pensato di donare ai nostri visitatori questo bellissimo dipinto, ovviamente l'osservazione di questo dipinto ai più sconosciuti, ed è un dono che noi insieme ai visitatori faremo alla diocesi di Spoleto Norcia per il restauro di un'opera danneggiata durante il sisma dell'ottobre scorso. Domani, in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per passaggi di velature, con foschie e nebbie sulla pianura centro-meridionale, specie nelle ore più fredde, ma localmente persistenti. Precipitazioni assenti, temperature in pianura in diminuzione, con minime che risulteranno di nuovo prossime o localmente inferiori a zero. Sulle zone montane senza notevoli variazioni o in aumento specie in quota e nei valori massimi. Marcata inversione termica in pianura e nelle valli.